Ciao a tutti, oggi andrò a fare una breve video lezione, però molto importante, molto significativa, sull'importanza dell'accordatura dello strumento. Purtroppo noi chitarristi, musicisti in generale, ma soprattutto i chitarristi, siamo a volte molto irruenti nel voler dimostrare quanto siamo diventati bravi, nel voler mettere a frutto subito le nostre nuove competenze. Se abbiamo imparato benissimo un nuovo pezzo, vogliamo dimostrare a Facebook e al mondo di YouTube la nostra bravura, ma purtroppo e spesso senza cognizione di causa andiamo a fare un errore banalissimo, cioè quello di attaccare la nostra chitarra a suonare senza averla prima accordata in modo decente, che è una cosa fondamentale. Allora, oggi andremo ad accordare la chitarra come si accordava una volta, cioè utilizzando il nostro orecchio musicale e non gli accordatori elettronici oggi in commercio. La chitarra si accordava partendo dalla corda del La, utilizzando questo strumento che si chiama diapason, che sostanzialmente è un pezzo di metallo AU che opportunamente percosso e poggiato sulla cassa armonica ci dà la frequenza di 440 Hz, che è il La naturale. Quindi sulla scorta di questo La dobbiamo accordare la nostra corda di La. Una volta accordata la nostra corda di La, chiaramente questo ci deve aiutare il nostro orecchio, andremo a premere il quinto tasto della corda di La per accordare la corda del Re, quindi la quarta corda. Le facciamo suonare simultaneamente. Premerò il quinto tasto della corda La che mi dà una nota di Re e suonerò contemporaneamente le due corde, il La sul quinto tasto e il Re a vuoto. Stesso discorso per la corda del Sol, sempre il quinto tasto del Re e suonerò simultaneamente. Attenzione al Si, che invece vuole il quarto tasto della corda Sol, dove è presente la nota Si, anche in questo caso le suonerò simultaneamente. E invece per il Meccantino tornerò sul quinto tasto del Si per accordare il Meccantino. Qualora le due note non dovessero essere uguali, ne possiamo avvertire questi battimenti. I battimenti cosa sono? Sono delle onde sonore che si vengono a creare, si vengono ad accavallare nel momento in cui le due frequenze di vibrazione delle corde sono molto vicine ma non sono uguali. Quindi questi battimenti sono più o meno veloci a seconda della vicinanza delle due note. Se le due note si avvicinano molto, i battimenti saranno lenti. Se le due note si allontanano molto, i battimenti saranno molto veloci. Riuscite a sentire questi battimenti? Vuol dire che il nostro Meccantino deve essere tirato. Quando i battimenti saranno praticamente del tutto scomparsi, o perlomeno talmente lenti da non essere avvertibili, vuol dire che le due corde sono accordate. Per accordare il Mi basso, che è la corda forse più difficile, ci sono due metodi, cioè suonare il Meccantino e il Mi basso insieme, perché sono entrambe due note di Mi, però a distanza di due ottave. Questo può diventare complicato. Potremmo prendere invece anche la nota di Mi sul settimo tasto della corda di La, dove c'è la differenza di una sola ottava, e quindi suonarle insieme. Una volta che abbiamo terminato la nostra accordatura, non dobbiamo andare subito a suonare, ma dobbiamo verificare che le corde della chitarra siano tutte ben accordate e bilanciate, magari suonando tre o quattro accordi che possano farci sentire che la chitarra è effettivamente ben accordata, possibilmente su tutte e sette le corde. Una volta che abbiamo uno strumento accordato e con cognizione di causa, possiamo poi andare a fare tutte le nostre dimostrazioni strumentali per il popolo. Grazie.